Ritorna la rievocazione storica della Mea qui a Bibbiena, siamo davvero felici e facciamo un grande in bocca al lupo e tante congratulazioni e un enorme ringraziamento all'Associazione Carnevale Storico della Mea di Bibbiena che ormai da tantissimi anni porta avanti una delle tradizioni storiche più antiche d'Italia, una delle rievocazioni più antiche d'Italia, per la quale è stato ottenuto anche un grande riconoscimento dalla Presidenza della Repubblica qualche anno fa, che è proprio qui accanto a me, dove è tenuto qui in una nel nostro palazzo comunale, proprio nella saletta dedicata al carnevale storico, rievocazione della Mea. La rievocazione d'estate, una tradizione che durerà tanti anni, quest'anno peraltro torna ad essere con il banchetto medievale all'interno del bellissimo chiostro di San Lorenzo nel nostro centro storico, quindi anche un nuovo valore aggiunto per questa rievocazione importante e per tutto il territorio. Due giornate importanti che spiegherà nel dettaglio il presidente e quindi due giornate che ci riportano alla cultura e alla tradizione del nostro territorio, anche con tanti nuovi giovani che si stanno avvicinando a questa tradizione, a questa rievocazione. Quindi sempre bello per noi poter dare una mano, aprire le porte e collaborare con le nostre associazioni, in questo caso con una delle associazioni più importanti del nostro territorio, per questa bella manifestazione. Sì, un saluto a tutti, in qualità di presidente ringrazio tutti i miei collaboratori, in particolare il nostro conte, Tarlati, che in queste 2 giornate ha indetto dei festeggiamenti nel nostro comune molto importanti. Ho qui con me il Mastro Carraio, che insieme al suo stretto collaboratore sono loro che danno vita alla nostra sfida dei rioni che ci sarà domenica 23 in Piazza Tarlati con la sfida del Carraccio, è un'antica tradizione dove i nostri rioni si sfidano in questo duello. Vi invitiamo, abbiamo quest'anno organizzato un bellissimo banchetto medievale con cibi particolari che richiamano l'epoca e quindi siete tutti invitati a Bibbiena alla nostra bellissima rievocazione storica. Io sono Silvano Baldini, Mastro Carraio. Qui accanto a me ho Gabriele Chiaroni, che è il mio braccio destro, e campione uscente per i Fondaccini. La tradizione del Carraccio è una tradizione oramai che si perde nella notte dei tempi. Prima il Carraccio veniva spinto, poi probabilmente, forse perché era pericoloso, hanno deciso di metterci una corda e fare tipo il tiro della fune, che è ora il tiro del carro. Sicuramente meno pericoloso, ma vi posso assicurare che è molto faticoso. Infatti, io sono contento che finalmente abbiamo dei giovani leoni bibbienesi che si contendono la pala e questo mi riempie d'orgoglio, però devo dire grazie a Gabriele, perché come giovane sta tirando dentro tanti giovani e ha delle idee che io condivido a pieno. Lui lo sa che, vero, A voglia. noi siamo avanti in simbiosi, perché i giovani sono il nostro futuro. E dove sono i giovani c'è gioia, c'è allegria, c'è il bello. C'è la felicità. Gabriele, tu vuoi dire qualcosa? Sì. Oh. Allora, Reclutamento dei ragazzi. il reclutamento dei ragazzi è una delle questioni più importanti della manifestazione estiva, perché il Carraccio è letteralmente il 50% della nostra manifestazione estiva. Una cosa molto importante che vorremmo migliorare noi nel corso di quest'anno e dei prossimi anni è quello dell'avvicinamento di tutti i ragazzi di Bibbiena per poter così migliorare e riportare questa manifestazione al paese di appartenenza. Salve a tutti, io sono Claudio Caviglia e rappresento una delle figure principali del Carnevale storico, il conte Pier Saccone Tarlati. Ma io ho iniziato 50 anni fa a vestire i panni del Carnevale storico. Avevo 13 anni, nel 73 ho iniziato come ballerino. Poi
Poi piano piano ho vestito tanti ruoli, non lo sbandieratore ma il tamburino per gli sbandieratori. Ho vestito il ruolo di guardia, di altre figure del fondaccio fino ad arrivare a questo ruolo prestigioso. Quindi invito tutti i ragazzi del comune di Bibbiena a venire vicino all'associazione e partecipare a questa grande manifestazione. Vi aspetto tutti sabato e domenica. Grazie a tutti.